Bene, è arrivato oggi i prodotti per costruire il mini server. Ho preso un processore i5, 8 GB di RAM e una scheda madre. Questo l'ho pagato 248 euro totali, arrivato in 3 giorni su eBay. Visto? Ok, apriamo il contenuto e visualizziamo i prodotti. Allora, fantastiche 8 GB di RAM, due banchi da 4. La scheda madre, che ovviamente ha verificato che supporta il nuovo processore. Allora, abbiamo istruzioni, CD, mascherina importante, due cavetti SATA e questa è la scheda madre. Ha due banchi per le RAM, una per la scheda video, 4 SATA, la VGA, la DVI, 6 port USB e la LAN, niente di speciale. E qui il processore, è un i5 3330 che le caratteristiche particolari, oltre ad essere 3,5 GHz di potenza, ma consumo massimo 77 watt. Ventola, con bisogna stare attenti alla pasta termica già presente, e questo il processore. Partiamo subito con l'installazione del processore. Facciamo un po' di zoom. Ecco. Veniamo a tirare questa leva, si alza il coperchio, si rimuove questa plastica. Non bisogna far cadere dentro la polvere. E adesso bisogna stare attenti che ci sono dei segni che bisogna centrare e il processore va proprio ad appoggiarsi. In altre direzioni il processore non entra e si vede subito che non va bene. Quindi bisogna stare attenti ai due rilievi qua, che sono presenti anche qua sulla scheda madre. Adesso si può chiudere. Ok, sì, anche prima ho visto che praticamente bisogna prima tenere in qua. Poi cercare di infilare sotto questi due ganci, sotto la vite. Adesso si prende, si schiaccia e si fa finire la levetta sotto. Questo è anche facile dopo ritirarlo fuori in questo modo. E poi richiuderlo.
l'applicazione della ventola, anche qui abbastanza semplice, magari è necessario fare uno spessore sotto perché adesso bisognerà fare un po' di forza. Il posizionamento della ventola dovrebbe essere in tutti quanti i modi possibile. Può essere verificato con l'aggancio del cavetto, semplicemente. A me piace tenere la scritta Intel sopra. Il cavetto va ad attaccarsi qua. Adesso proviamo. In effetti c'è un po' di difficoltà, però possiamo tranquillamente tirar via l'etichetta dalla clip e posizionarlo nel modo che vogliamo. Adesso procediamo all'installazione. Praticamente ok, lì ci sono proprio dei buchi che si va ad appoggiare uno, due, tre e anche il quarto. Adesso si procede con una pressione e rotazione di questi ganci. Si sente che fa clic clic ognuno, e adesso bisogna ruotare con un cacciavite. Ma comunque si può fare anche una cosa a mano. Perché questi sono i ganci di sicurezza, che si può vedere che no, attirare, se attirare funziona, non viene via, si può tranquillamente essere sicuri che il tutto è correttamente installato. Si attacca il cavo. E installiamo le RAM. C'è una fessura che indica proprio la direzione delle RAM. Questa fessura e anche le RAM fanno click quando sono correttamente inserite, anche i pirolini tornano indietro. Montato.